L'anno scorso la Commissione alle pari opportunità del Comune di Massa Lubrense, insieme all'assessore Sonia Bernardo e l'amministrazione comunale, ha dedicato alla giornata della memoria una manifestazione con una serie di eventi, l'ultimo dei quali si è concluso sulla terrazza del Pennino. In occasione è stata apposta una targa commemorativa per tutte le vittime dell'Olocausto. La targa recita: «Ricorda, guarda sempre il cielo e non odiare mai nessuno». Questa è la frase che la madre sussurra alle orecchie del piccolo Iona, perché resista a tutta quella barbarie. E dopo un anno noi siamo qui, perché vogliamo inciampare nel ricordo di quella memoria, perché insieme a voi crediamo che non si debba dimenticare e perché la memoria possa resistere e possa essere viva solo nel ricordo delle nostre voci. Il 27 gennaio, giorno della memoria, presso la prefettura di Napoli saranno ricordati 8 cittadini massesi, tutti segregati nei campi di concentramento nazisti, con la consegna di una medaglia d'onore alla memoria. Riconoscimento dovuto per le sofferenze subite dai nostri padri. Aprea Salvatore, Cilento Giuseppe, De Simone Antonio, Gargiulo Alfonso, Mastellone Domenico, Mollo Luigi, morti nei campi per malattie o uccisi dagli aguzzini. Fasulo Alessandro e Gargiulo Mosè riuscirono a superare i patimenti e le sevizie ed hanno testimoniato per i posteri e per i nostri giovani la triste esperienza.